Il presidente tedesco Joachim Gauck ha parlato di genocidio riferendosi all'uccisione e persecuzione di migliaia di cristiani e armeni da parte dell'esercito ottomano nel corso della Prima Guerra Mondiale. L'annuncio è arrivato giovedì alla vigilia della commemorazione per il centenario di quello che gli armeni chiamano il Grande Crimine. È la prima volta che un'autorità tedesca prende posizione in modo netto sull'argomento. Fino ad oggi è considerato tabù per non urtare le sensibilità della numerosissima comunità turca in Germania. Il destino degli armeni è un esempio della storia di distruzioni di massa, di pulizia etnica e genocidi, ha dichiarato il presidente tedesco, che pur hanno segnato in modo terribile il XX secolo. Per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan la questione armena rischia di essere sfruttata in termini politici. Ankara, che pure in questi anni non ha negato 1,5 milioni di morti armeni nel 1915, non accetta il termine genocidio, preferendo parlare di atti di guerra. Non c'è nessun problema tra turchi e armeni, oggi come ieri, ha dichiarato Erdogan. Abbiamo semmai un problema con quelli che creano problemi, con la diaspora armena che sta cercando di usare i fatti di 100 anni fa per obiettivi politici. Siamo pronti in qualunque momento a parlare con le autorità armene. Ma mentre si allunga la lista dei paesi che parlano di genocidio divenuti 22, continua l'assenza di rapporti diplomatici tra Armenia e Turchia.